Un dramma che si ripete, che altri hanno già vissuto nel nostro paese. Al meeting c'è chi ha sofferto il terremoto del Friuli 1976 e quello che nel 2009 cambiò il volto dell'Aquila, dimostrando che anche nel dolore si può trovare un punto dal quale partire per ricostruire. Questi momenti sono i momenti in cui vengono a galla le questioni vere della vita. E questa notte abbiamo in qualche maniera rivissuto per un attimo proprio tutta questa dinamica, quindi in questo momento capiamo il dramma delle persone che sono ancora coinvolte direttamente e oltre alla preghiera c'è proprio questo desiderio comunque di una domanda su come poter essere vicini a loro. L'inizio della ricostruzione è quello che tu stai facendo. Se lo stai facendo con l'animo, col desiderio di costruire e senza il problema di insuperbire per quello che fai, accettando con umiltà quel poco che sei capace di fare. Vai a offrire quel poco che sei capace di fare senza presunzione, senza neanche progetti. Per 2 mesi abbiamo condiviso con i bambini, con i ragazzi e poi con i genitori questo momenti molto semplici, momenti di vita ordinaria, ma in cui c'era proprio questo gusto di riprendere. E la cosa bella è che eravamo andati lì per condividere qualcosa, ma tutti quelli che sono venuti sono cambiati. È stato bello che quello che dal desiderio di costruire qualcosa si esce generati e costruiti.